l'esposizione, ecco, questa è la quarta l'esposizione, sì. Quindi noi quando sceglieremo il posto alla nostra pianta o al nostro giardino, prima cosa dobbiamo vedere la nostra esposizione, se nord, se sud, se est, ovest, se c'è vento, che tipo di vento, quante ore di sole c'ho e quant'altro. Quindi è importantissima. Quando fate il giardino è importante, ma non solo il giardino, anche quando mettete un vaso è importante. Questo penso, ve l'ho spiegato adesso. L'acqua, qual è il fattore? Molti clienti ci chiedono, ma questa pianta quanta acqua deve avere? Beh, veramente è una risposta che io non vi posso dare, ma penso nessuno ve la può dare, perché le condizioni di dare innaffiare una pianta sono molteplici, sono fattori enormi, ci vorrebbe uno studio per sapere come innaffiare una pianta. Allora noi magari rispondiamo, perché poi la gente si sente, dice, ma questo allora non sa niente, questo non capisce niente di piante, vuole vendere piante e non sa quanto si innaffiano. Ebbene, questa è la risposta che purtroppo molti non lo dicono, non lo pensano, perché io non so in quel momento quanto vento c'è, quanto sole c'è, in che ora sta innaffiando, se la pianta è in fiore, se la pianta ha le foglie, se la pianta ha uno stress, quindi non è al meglio della sua attività, dandogli più acqua io potrei finirla di uccidere. Quindi ecco la risposta, è impossibile. La cosa migliore è l'osservazione, osservare, capire la pianta, capire se stessi, perché tanto noi dipendiamo dalle piante, non sono loro che dipendono da noi. Se domani mattina l'uomo scomparisse e rimangono solo le piante, ci sarà un applauso vegetale, una cosa mai vista. Non se ne fregano proprio se noi ci siamo o non ci siamo. E noi dobbiamo ringraziarle tutte le mattine. Quindi nessuno vi potrà rispondere. L'acqua deve avere, possibilmente, deve avere sempre un pH, anche questo dipende dalla pianta, come dicevo prima, se è una pianta subacida o acida. Mettiamo caso che le condizioni migliori per una pianta, sia subacida che acida, è un pH 7, quindi neutro, che funziona sia per l'una che per l'altra. Perché c'è il contro. Il contro dov'è? Che se io faccio scendere troppo il pH, apro le porte ai funghi, e ce ne sono tanti che è meglio neanche nominarli, perché tipo livello cancro per noi. Sono cose terribili che neanche i dottori migliori riescono a combatterli. Quindi se io ho un pH molto basso, è proprio la loro porta per dire, ah grazie, mi hai aperto la porta, io entro. Quindi dobbiamo cercare di tenere un pH sempre non troppo basso. I tipi di piante. I tipi di piante sono tre fondamentalmente. Sono erbacee, caducifolia e sempre. Le piante erbacee sono quelle piante che in primavera cacciano la vegetazione, quindi escono dal riposo, tipo i bulbi, tipo i tulipani, i fresi e quant'altro. E poi noi abbiamo le caducifoglie. Le caducifoglie sono le piante che perdono le foglie in un periodo dell'anno, tipo le rose, le ortensie, alberature che ci sono in giro, tigli e quant'altro. Le sempreverdi sono quelle che rimangono sempre le foglie sopra, e non è detto che le sempreverdi non perdano le foglie, perché
uno dice cioè, è sempre verde, ma perdono comunque le foglie durante il periodo dell'anno. Addirittura una foglia di alcune varietà di sempreverde può durare anche 2 anni, perché la foglia per la pianta è la fabbrica che produce gli zuccheri grazie alla fotosintesi clorofilliana. Queste piante caducifoglie si sono modificate proprio perché evidentemente queste caducifoglie vivevano in determinati ambienti dove o le foglie venivano bruciate dal freddo o venivano bruciate dal sole, quindi si sono cambiate. Questo cambiamento ce l'abbiamo anche con le piante grasse. Non esistevano le piante faccio una piccola parentesi, non esistevano le piante con le spine, ma esistevano le piante con le foglie. A un certo punto è successo che c'è stata una carenza di umidità. Queste piante dovevano assolutamente, per sopravvivere, esporre meno evapotranspirazione dalla loro quantità di umidità che avevano in possesso. Quindi che cosa hanno fatto? Hanno chiuso le foglie e le hanno anche lignificate, ecco che sono uscite le spine. È ovvio che questo è un percorso che dura migliaia di anni, non è una cosa veloce. Avete qualche domanda? Qualcuno di voi posso andare avanti? Quindi abbiamo il ciclo vitale di una pianta, la giovanilità, maturità e senescenza. Beh, come noi alla fine. Solo che poi vi spiegherò le piante come non possono, cioè l'uomo non si può rapportare alla pianta, assolutamente. Quindi nascono, crescono e poi muoiono. La giovanilità è quell'effetto che la pianta produce con delle foglie di diversa formazione. Come potete vedere in questa acacia, questa è una acacia, che con una foglia pinnata e una foglia chiusa. Quella chiusa è una foglia giovanile. Questo lo vediamo anche sugli agrumi. Molti agrumi portano sulla vegetazione giovane le spine. E poi man mano che cresce la pianta, vediamo che queste spine scompaiono. Ecco, quello è un ramo giovanile. Quindi si può dire che quando siamo ragazzi le spine le facciamo pure noi, quindi facciamo un po'. La maturità si ha quando poi inizia la fruttificazione, la fioritura, e cresce e man mano così va avanti la produzione dei frutti, e fino ad arrivare a una senescenza. Ecco una pianta. Cos'è la differenza tra l'uomo e la pianta? Beh, io un uomo quando è vecchio c'è poco da fare, non si può fare niente, anche se uno si fa un lifting, si fa quello che vuoi, ma sa niente da fare. La pianta invece no, la pianta io la posso tagliare, portarla indietro nel tempo, quindi la faccio rivegetare, levo la parte, diciamo, vecchia e diventa giovane e può vivere altri 400 anni. Quindi abbiamo 400 più 400 sono 800 anni, cioè non 80 anni già è una sudata. Quindi, ma ci sono anche piante come questa, secondo me se potesse avere gli occhi questa pianta stava ridendo. Dice, ma no, è questa una cosa bella. E quindi passiamo adesso ritorniamo come l'uomo può fare il suo giardinaggio.
Quindi che cosa ci vuole per fare un giardino buono o una cultura orticola buona? Le attrezzature, vanga e quant'altro, poi possiamo fare un trapianto, la potatura, che non è una cosa... apro una parentesi sulla potatura. Noi abbiamo visto la nostra macchia mediterranea o i nostri boschi che nessuno pota, pure le piante vivono, ma vivono pure bene. Anzi, ci sono degli insetti che si chiamano potatori, che in pratica bucano i rami grandi pure, anche alberi, e li buttano a terra. E da lì c'è una produzione dove la pianta va in marciscenza e da lì poi inizia la parola radicale di nuovo e ripartono solo. Quindi non c'è l'uomo che interviene. Nel momento in cui l'uomo interviene su una pianta, lo deve fare con coscienza, perché io vado a modificare qualcosa che la pianta sa già fare da sola. Perché io dovrei intervenire? Quindi ecco che chi pota deve avere delle conoscenze. La potatura, il vero potatore, secondo me, è colui che produce l'uva, perché se sbaglia la sua produzione è finita. Il suo budget, sì. Se io effettuo una defoliazione, devo comunque potare. In che senso defoliazione? Rimuovo le foglie, parziale o totale. Perché devi rimuovere le foglie? Se la pianta magari se ha troppe foglie, la pianta, io prendo la foglia del fondo. Quando ha troppe foglie, quella la defoliazione, o parziale o totale. Quella è una cultura diversa, quella in natura non esiste. L'uomo, ecco che là l'uomo interviene e crea il bonsai, anche se in natura può anche esistere un bonsai naturale, perché esistono degli ambienti talmente ostili a quella pianta che si bonsaizza, si dice, la pianta diventa un bonsai naturale. Questa è la cosa. Quando interviene l'uomo, sì, devi potare, devi levare le foglie giuste rispettando l'equilibrio della pianta. Questa è una cosa importante. Quindi l'irrigazione è importante, anche questa. L'irrigazione si possono fare, ma adesso lo vedremo, si possono fare in diverse maniere. La concimazione, l'abbiamo parlato prima, e la difesa, che la pianta, partiamo dal presupposto che una pianta ben concimata c'ha una sua protezione, quindi le piante da solo si possono proteggere. Se sono ricche di concimi o sono sane, in pratica vivono, si difendono da sole, hanno delle tecniche, delle difese proprie. Questa è la vanga, la zappa, la forbice, la poda. Che cosa ci vuole per fare la manutenzione? Beh, questo è sorvolo, perché tanto... Però certe volte c'è pure bisogno, guardate, è una cosa pazzesca, ma certe volte c'è bisogno. Il trapianto è quando... Noi quando è che chiameremo trapianto? È quando noi trapiantiamo una pianta dalla piena terra e la portiamo o in un vaso o in un altro luogo diverso da dove stava. Quindi non è un trapianto quando noi dal vaso la mettiamo in piena terra. Quello non è un trapianto. Il trapianto è proprio la parola stessa. Noi ci trapiantiamo un organo, tagliamo tutto quello che ci abbiamo intorno per essere trapiantati un organo da una parte all'altra. Quindi io devo tagliare radici, devo tagliare il sostentamento della pianta. Non si può fare sempre, però non è che io domani mattina mi alzo e dico ma io come faccio il trapianto, stamattina voglio fare un trapianto. No, devi rispettare dei tempi importanti. Qui ci vuole proprio una conoscenza abbastanza
profonda della botanica e della storia di quella pianta. Quando trapiantare, l'abbiamo detto adesso, come trapiantare, scegliere, quindi ritorniamo un po' indietro, scegliere la posizione giusta, fare una buca, è ovvio, posizionare, chiedere con, magari immettere in quella buca un po' di terriccio già concimato, perché darebbe uno stimolo subito alla pianta per produrre apparato radicale che possa poi stimolare nuove radici e andare poi in approfondimento nella terra normale. È la stessa cosa che quando ci mettono la flebo a noi dopo l'operazione. Ci mettono la flebo e ci dicono vabbè, tu stai un po' così e poi dopo vai avanti. E in questo momento, quando facciamo il trapianto, sarebbe opportuno, non so se avete mai sentito parlare delle micorrizie. Avete mai sentito parlare delle micorrizie? Sono dei funghi che si applicano, si fissano all'apparato radicale e aiuta la radice. In pratica, la radice aiuta il fungo e il fungo aiuta la radice. Come si aiutano l'un l'altro? Il fungo fa in modo di far allungare l'apparato radicale della pianta per scoprire nuovi territori, perché i nuovi territori comprendono giacimenti minerali, come facciamo noi in pratica. Noi andiamo ovunque per cercare i minerali, la pianta lo fa. A differenza nostra, noi distruggiamo, lei no. Il fungo che cosa avrà dalla pianta? Il glucosio, lo zucchero, che la pianta ne fa tanto. Grazie alle foglie, grazie al suo meccanismo, perché ha bisogno di zuccheri. E quindi gli darà questo glucosio ai funghi. E i funghi, per ringraziarli, quindi sono simbiotici, vivono insieme. E questi si possono applicare nel terreno, perché non tutti i terreni hanno le micorrizie. Alcuni ce l'hanno e altri no. La lavorazione del terreno, tutti pensiamo che più andiamo giù, più abbiamo un terreno migliore. Specialmente, diciamo, sotto le chiome, ecco, per esempio, facciamo caso sempre a quest'albero, che se io vado a fare una sarchia, una zappatura e scendo 50-60 centimetri, poiché l'apparato radicale di questa pianta, che gli serve anche per sostenersi, è pari quanto è grande la chioma, quindi io le radici sue stanno qui, quelle importanti. Quelle che fissano, poi ci sono le radici che sono di tenuta, quindi sono quelle che mantengono la pianta dritta, però io sotto a questa pianta devo cercare di non scendere troppo, perché potrei danneggiare i suoi peli radicali, che sono quelle radici piccolissime che sono fissati i funghi micorrizici. In pratica, grazie ai peli radicali, la pianta assimila i minerali. Prego. Ci sono queste radici? Dipende dal tipo di terreno, perché la pianta di solito tende a scendere verso il basso, ma si tiene molto su per una evidente quantità di mangiare. Perché se noi, vi faccio un esempio banale, se noi vediamo un terreno incolto, vediamo il terreno che è ricco di vegetazione, cioè l'uomo non c'è mai stato. I rovi, facciamo i rovi, le canne, quindi i bulbi di canne e quant'altro. Noi vedremo che l'apparato radicale è tutto superficiale, perché l'elemento principale, la fertilità del terreno, sta a 7 centimetri dall'inizio della vera fertilità del suolo.
7-10 centimetri. Sotto c'è una, il terlumus ancora, però la parte migliore è sempre sopra, quindi si cerca di non fare delle zappature molto profonde, perché sennò quella parte di sopra noi la portiamo giù. Quando arriverà l'acqua, che per naturalità, per la sua forma di impermeabilità, il terreno è impermeabile, quindi se la porterà giù, porterà con lei anche i minerali e ne avranno il beneficio gli alberi grandi, perché gli alberi grandi hanno una parata radicale molto profonda. Quindi la migliore zappatura oggi si è vista che dove ci sono alberi 7-15 centimetri massimo, ma massimo 10 andrebbe anche bene. Se non so se vi è mai capitato di piantare un orto dove c'era un rovo, dove c'erano dei rovi, un terreno abbandonato, qualsiasi cosa che ci piantate volano, fate un orto che voi non riuscirete mai a fare più per 2 anni e basta. Quindi è quella la strada da seguire. Infatti oggi si fanno delle piccole si è abbassato anche la quantità di zappatura dei trattori, non solo rispettando la parte organica, anche per economizzare nei costi la produzione, perché pensate, un terreno di 100 ettari è una cosa, è zappare a 70 centimetri è una cosa, è zappare a... Però noi vedremo nei nostri viaggi, magari anche sull'autostrada, vedremo dei luoghi dove ci sono questi aratri che scendono a 50-60 centimetri. Beh, quello è un tipo di terreno che ha bisogno di quel tipo di lavoro, perché evidentemente c'è una forte quantità di creta, e se non facessero quello l'acqua non può penetrare, è duro, la creta si chiude e quindi loro devono aprire, in quel caso è una cosa diversa. Quindi diciamo che la natura è un po' complicata, ci sono variazioni continue. Beh, scopo della lavorazione del terreno ve l'ho detto. Lavorazioni utili, la principale ve l'ho già detto, 5-10 centimetri, come ho detto, addirittura la sarchiatura. Poi abbiamo la pulizia delle erbe che viene fatta estiva, e quella infatti noi giusto per levare scenderemo 4-5 centimetri, non di più. La gestione delle malerbe, beh, ci sono tanti modi per eliminarle. La pacciamatura, come vediamo qui, che metteremo della corteccia di pini. Utilizziamo la corteccia di pini perché il pino, specialmente il pino marittimo e il pino pinea, è un tipo di pianta che elimina tutte le altre varietà, cioè in pratica abbiamo, se noi vediamo in una pineta, ci sono massimo 4-5 tipologie di piante, quando invece ne esistono migliaia. Basta uscire fuori dalla chioma di un pino e vedere quanta vegetazione in più sotto a quel pino non c'è. È semplice, perché ha un potere diserbante, il pino è diserbante naturale, quindi per questo si mettono le cortecce di pino sotto per fare un diserbo. Poi abbiamo, questo è il nostro orto, la nostra insalata da taglio, usiamo questa tecnica dei tubi con sotto un'ala gocciolante. Questo ci permette, uno, di tenere sempre pulito il giardino, due, di fare un effetto serra, perché quell'umidità, questo tubo quando viene riscaldato dal sole produrrà
una del vapore che, non potendo uscire, arriva sotto e comincia per goccia a goccia, rinnaffia e ritorna di nuovo il terreno. Quindi io avrò la possibilità di avere un orto con pochissima acqua, e quindi aumenteranno. Questo effetto creerà anche una quantità di batteri che aiuteranno la palla radicale ad essere al meglio. Questo è un ottimo sistema. Infatti lo stesso sistema sarebbe questo. Questo è usa e getta, e di solito vengono utilizzati con questi film, sono biodegradabili. Penso esistono ancora anche quelli non biodegradabili, ed è quelli là è un problema. E poi abbiamo i diserbi che purtroppo alcune volte ci vogliono, c'è niente da fare, perché sono delle scelte o aziendali o anche perché si trova in posizioni difficili da combattere. E anche qui bisogna saperlo usare bene, mai dare una quantità, vabbè, mi dicono 10 cc o 10 ml, ma io ce ne metto 20, sbagliato. Dovete rispettare sempre quello che c'è scritto sulle etichette. La potatura, quindi questi sono tutti i tipi di potatura che si possono fare, che la prima è la potatura di allevamento. Quando si farà la potatura di allevamento? Quando noi compriamo una pianta bellissima di agrume o di olivo e c'ha 15 rami. Di quei 15 rami ne dobbiamo levare 11. Dobbiamo lasciare 4 rami. Dobbiamo essere bravi a identificare il futuro di quella pianta. Ecco l'educazione di una pianta. Questo è importantissimo per chi fa la produzione, perché molte volte dice: ah, vabbè, noi è bella, mi dispiace. No, devi fare la produzione, quindi, ma anche devi creare all'interno della pianta tanto spazio libero per far passare aria, per far asciugare, quindi non si formeranno né funghi, non è un luogo ospitale per gli insetti, quindi gli insetti si sentono guardati, si asciugano, è meglio, quindi non ci andranno mai, o se ci andranno saranno più facili da combattere. Quindi la potatura di produzione, quindi andiamo a per massimizzare il raccolto, quindi leverò qualche ramo, leverò qualche frutto, farò meno frutti, già all'inizio, già a febbraio deciderò di fare meno frutti, quindi taglierò dei rami che non mi produrranno frutti, insomma. Una potatura radicale, perché voglio che questa pianta abbia dei problemi, perché anche questa è una tecnica. Se io faccio avere dei problemi alla pianta, posso creare uno stress alla pianta, questo però lo fanno solamente i professionisti, perché la pianta, quando c'ha uno stress, a differenza di noi uomini, che piangiamo, ci mettiamo in un angolo, non sappiamo, produce subito fiori e frutti. Subito. Perché sa che questo è un problema che potrebbe danneggiare la specie. Quindi questo fiori e frutti, i frutti non sono la stessa cosa per noi e per la pianta, sono il seme, quindi io devo lasciare la prole. Se io ho problemi, devo subito non far perdere la mia varietà. E questa è una tecnica per far fare i frutti. In Sicilia viene utilizzata questa tecnica, ma devi essere proprio esperto. Poi la potatura di riforma, abbiamo un olivo che deve essere riformato, quindi una vegetazione che va un po' qua, un po' là, quindi devo ritornare di nuovo alla formazione, che alla potatura, alla forma che ho fatto con la prima potatura, riportarla alla pianta rispettando il periodo
degli anni che sono passati, che le cose poi cambiano man mano che i rami crescono, le branche cominciano a essere più larghe, quindi anche questo va rispettato. Potatura di ringiovanimento, ecco la potatura di ringiovanimento. Io ho un albero che sta seccando e voglio assolutamente salvarlo. Posso fare? O grazie a una potatura, per esempio, non so, avete dei meli a casa? Meli, che ne so, piante che possono essere danneggiate da insetti che bucano i tronchi. Esistono un verme, una farfalla più che altro, che deposita un verme che mi buca il tronco al centro. Quello è il Costus Costus, è terribile. Quando questo bruco mi va su per il tronco, mi destabilizza la pianta. Al centro lui mangia la parte centrale, quindi è dove passa meno linfa, però nello stesso tempo quella pianta è debole, potrebbe spezzarsi. Se io ho una cosa del genere, potrei ringiovanire la pianta con un innesto a ponte, un bypass. In pratica, se io ho un tronco che per metà si è marcito e l'altra metà è sana, perché dalla parte finisce la marciscenza quindi c'è linfa, io farò un bypass che porto la linfa dalla parola radicale a sopra la marciscenza. Questa si fa per le piante storiche. Per le piante storiche non è detto che deve essere forse una pianta antica. La storica può essere pure una pianta di mio nonno, che io non voglio che si perda, è un ricordo, quindi voglio assolutamente che quella pianta possa vivere. Potatura di risanamento, quindi l'abbiamo detto, potatura invernale. Perché si fanno le potature invernali? Nei paesi dove nel periodo invernale arriva la neve, io devo accorciare i rami assolutamente, perché avendo dei rami lunghi e con il peso della neve si schianta, e quindi io devo assolutamente cercare di eliminare questo problema. Ma la potatura invernale si fa anche sui nostri frutti, perché è il momento che la pianta è ferma, quindi dorme, sta in una fase dormiente. Si fa nel periodo di febbraio, poi dipende anche dalle zone d'Italia. Poi c'è una potatura verde o estiva. La potatura verde estiva sono quelle potature piccole, di proprio lo stesso la parola che dice a verde, che dove c'è anche vegetazione, molte foglie. E questa possibilità, questo tipo di potatura viene fatta proprio per allargare le chiome e far passare più aria, o levare i serchioni, i famosi serchioni, che sono in pratica delle vegetazioni fuori misura, sono smisurate, della pianta che produce, che di solito vanno levati, o altrimenti vengono allevati uno o massimo due per tenerli per un domani, per eliminare un vecchio ramo e farla diventare lui il prossimo, il nuovo ramo che arriverà. Eccole qua. Il momento migliore per quando potare? Ve l'ho detto, in tre periodi fondamentali sono febbraio-marzo, ma dipende dal periodo, no, dipende anche dalla zona. In Sicilia io a febbraio non posso più potare, ho già la vegetazione che è partita, quindi durante il periodo vegetativo d'estate e prima di novembre. C'è un periodo nell'anno che dal 10 al 25 di agosto, che noi tecnici
tecnici sappiamo che possiamo fare quasi tutto, perché la pianta in quel momento è in una fase di quiescenza. Possiamo scavarle, le possiamo spostare, e sono 10-15 giorni. Dopodiché ed è il periodo che coincide con la nostra aria condizionata. Noi siamo in casa, non usciamo mai, siamo fermi, coincide in quel periodo là, perché anche loro soffrono il caldo. Quindi vanno in... si frenano. Ma per ogni pianta è valido questo? Per la maggior parte delle piante sì. È ovvio che qua parliamo di miliardi di piante, quindi con posizioni nel mondo diverse, noi parliamo di quelle che più o meno ci riguardano. Infatti, questo a significare quello che questa regola non vale per tutte le piante. Come potare? Ecco, queste sono le basi. È di fondamentale e importante utilizzare sempre un'attrezzatura ben affilata, perché il taglio non deve essere schiacciante, ma deve essere tagliente. Perché io il taglio è un'operazione, come se io mi devo tagliare una parte del braccio. Una cosa è tagliare con il martello, è una cosa tagliarlo con qualcosa, con un bisturi. Quindi le forbici devono essere sempre affilate. Quando andiamo per gradi, quando noi dobbiamo tagliare un... Che cos'è il taglio di ritorno? Se io devo tagliare questo ramo che può pesare 3 quintali e io da solo assolutamente non posso mantenerlo, io dovrò fare il taglio di ritorno. Quindi che cosa fa? Io devo arrivare lì, però non voglio che questo ramo mi porta via, nella sua caduta, parte della mia vegetazione, del ramo che mi interessa. Quindi farò un primo taglio qui, il secondo taglio, farò un taglio sotto al ramo, in modo che quando lui si piega, non essendo più collegato con la pianta, si spezzerà, quindi io taglierò sopra, ecco il taglio di ritorno. Perché il primo l'ho levato e il ritorno, perché ritorno sullo stesso ramo, fatto un'incisione sotto al ramo. Questo si può fare anche per rami piccoli, non è detto solo per rami grandi. Farà in modo che il mio taglio sarà perfetto. Le cellule che sono nel tronco hanno la possibilità più facile di fare una chiusura del taglio. Quindi la pianta soffrirà di meno, perché ci sono delle cellule adibite per la chiusura dei tagli, o anche delle quando si spezza. Eccolo qua, questa è la spiegazione che dicevo. Dopo aver effettuato in un taglio superiore un ramo, il taglio di un ramo superiore di 1,5 cm, sarebbe opportuno o mettere il mastice, quindi sigillarlo, o addirittura fare una disinfettata con del rame, perché il rame è un disinfettante, funziona molto molto bene ed è un disinfettante e antifunginio. Perché noi diamo il rame alle viti? La portiglia bordolese. Beh, la portiglia bordolese, infatti, questa è importante questa domanda, perché è una domanda che il rame puro non va utilizzato, assolutamente no, è troppo caustico, o almeno vanno utilizzati da professionisti. Quindi che cosa fa? La portiglia bordolese sarebbe un rame spento, quindi noi abbiamo un rame che è acido, e la calce che è basica. Unendole tutte e due si arriva a un giusto equilibrio delle due cose. Infatti esistono i due elementi, esistono le famose cartine tornasole, si va in farmacia e si vanno a prendere quella. Quando la cartina mi diventa rosa significa che in quel momento i due elementi si sono molto ravvicinati, si sono quasi neutralizzati e io sono tranquillo.
e quindi posso trattare, certamente non tratterò i fiori perché il rame comunque mi brucerà la corolla dei fiori, ma assolutamente non userò le radici, perché il rame per le radici è un veleno, quindi solo la parte aerea. Dove e come fa a effettuare un taglio? Ecco il famoso taglio di ritorno. In questo punto, come potete vedere, AC e AB, il taglio giusto sarebbe AB, perché se io taglio AC, in questo punto ci sono le famose cellule che chiudono i tagli. Quando io faccio un taglio del genere, c'è la probabilità che magari si chiude pure, però posso creare delle calle. Queste calle sono in pratica dei piccoli tumori, che poi possono diventare importanti, e che magari mentre io passo sulla strada si spezza il ramo e io ci rimango sotto. Quindi la potatura è importante, specialmente nelle zone dove ci sono le persone. Dobbiamo cercare di creare, non è colpa della pianta in quel caso, siamo stati noi a non sapere dove c'è il collare delle cellule adibito per la chiusura del taglio. Se io ce lo levo, l'oro non essendoci più rimane aperto, quindi io creo un danno. Questo è quando noi faremo invece i tagli nell'orto o anche nelle piante, qualsiasi pianta, come potete vedere la gemma, il primo taglio sul ramo, vedremo una gemma laterale. Quella gemma laterale io farò in modo che di fare un taglio in obliquo, perché devo assolutamente evitare che l'acqua si fermi, quindi devo dare la possibilità all'acqua, all'umidità di poter andare via, così non ho problemi in futuro. Se invece io la faccio nella seconda, come potete vedere, farò un taglio molto alto, però ha un'inclinazione esagerata, io già sono nella zona della gemma, quindi ho problemi poi, quella gemma o secca o da lì possono entrare le malattie. La terza è la stessa, la quarta è uguale, avremo una quinta gemma dove io non posso assolutamente fare un taglio obliquo, perché sono due le gemme, non più una, quindi non posso fare assolutamente un taglio in obliquo, perché lo vedremo in questa foto. Se io lascio parte di zona morta sulla pianta, io farò in modo che sarà una casa per gli insetti, quindi assolutamente io non devo lasciare zone morte, perché lì arriveranno gli insetti, occuperanno piano piano delle altre, poi arriveranno degli altri, così posso creare possono poi andare verso la vegetazione sana, quindi magari poi avere problemi, possono dare problemi alla mia pianta. Quindi solo in quel caso lì va fatto dritto e va sigillato in quel caso. Il taglio di ritorno l'abbiamo già, ecco, sono un po' anticipato, ecco il taglio di ritorno. Io taglierò la prima parte, la seconda parte, fino ad arrivare giù e taglierò il taglio, questo come vi ho spiegato qui. Avete capito il taglio di ritorno? È facile, non è difficile. Eccolo qua, primo taglio. Prima faccio il taglio sotto, senza eliminare il tronco, poi taglierò la parte pesante davanti e poi taglierò l'ultima, che in questo caso, non essendoci più il taglio, il peso davanti, io avrò facile una facile gestione di quel ramo e lo taglio. Le irrigazioni possono essere di diversi tipi: irrigazione laterale, irrigazione a pioggia, goccia, subirrigazioni, il futuro,
cioè io l'acqua la faccio camminare sottoterra, quindi non ho pochissima evatraspirazione, questa parola mi e così, così avrò pochissimo, il massimo utilizzo dell'acqua all'apparato radicale, e poi non avrò il problema, uno dei grandi problemi, quelli di buttare l'acqua sulle foglie e creare una possibilità ai funghi e agli insetti di poter attaccarmi le mie piante. E poi abbiamo i gel idroretentori, che sono importantissimi, sono quei gel che contengono, in pratica raccolgono l'acqua e diventano 200 volte la loro grandezza, trattenendo l'acqua e dandola alla pianta solo nel momento in cui lei ne ha bisogno. E sono fantastici, perché non solo dà l'acqua, ma fa anche un'azione meccanica, cioè mi darà, farà in modo che il gel, crescendo, crea una pressione nel terreno e poi quando diminuisce mi lascia una zona cava, e lì in quel momento mi passa l'ossigeno. Quindi la palla radicale respira, funzionano benissimo. Perché rigare, tutti quanti penseranno, è facile, righiamo, è normale che righiamo. Però la cosa più difficile del giardinaggio è innaffiare. Sembra una cosa stupida, perché se potrebbe diventare difficile, secondo un uomo, se quell'innaffiamento si dovrebbe fare con un secchio, ma col tubo è facile. Ma io che ci voglio? Metto il tubo, porto l'acqua qua, là, il secchio pesa, quindi, ma non è difficile per quello, è difficile perché devo sapere in quel momento se quella pianta ha bisogno di acqua, di quanta acqua, e se le vuole, se la vuole sulle foglie, perché è importantissimo. Potrebbe essere nei periodi estivi, potrebbe essere l'ultima spiaggia per una pianta, quindi è importante. Infatti i nostri operai che innaffiano, gli viene fatta una scuola, perché tutti quanti pensano, perché ci vuole innaffiare? No, è difficile, molto, ed è anche la figura più importante dell'azienda, perché grazie a loro noi abbiamo una buona, una bella pianta o una brutta pianta. Poi esiste l'irrigazione di soccorso. L'irrigazione di soccorso è la parola stessa, ve lo spiega, e quando poi noi abbiamo fatto il nostro impianto di irrigazione, ha fatto la sua irrigazione mattutina, però non basta per tanti motivi, e quindi dobbiamo fare l'irrigazione di soccorso. Vi do un consiglio: quando fate gli impianti di irrigazione nei vostri giardini, non fatelo fare al vostro tubista, a meno che questo tubista non sia un amante delle piante, che portare l'acqua non è un'invenzione del tubista. Il tubo è stato inventato, quello è uno scienziato, non è il tubista. Il tubista lo applica solamente. Quindi l'acqua deve essere gestita, anche il goccia a goccia. Se io devo dare poca acqua, dovrò mettere un goccia a goccia, mi dà 3 litri d'acqua a quella pianta e 10 a quella subito dopo. Questo è importante, perché purtroppo i giardini sono complicati. Se io devo fare dei prati, però ho anche delle aiuole a fianco, o ho un ulivo, i miei irrigatori non dovranno spruzzare l'acqua sull'olivo, ma dovranno stare con le spalle all'olivo, perché l'olivo non vuole l'acqua. La vuole, ma non quella di un prato. Muore. Può morire. Per questo noi li vediamo sempre sulle pendici, dove l'acqua deve scorrere, se ne deve andare. È importante. Quando irrigare?
l'abbiamo detto, l'infiltrazione della pioggia la conosciamo, a gocce la sublirrigazione. La sublirrigazione, avete capito che cos'è? È un tubo che cammina sotto il livello del terreno e a goccia ridà, dà l'acqua all'apparato radicale. È ovvio che se io ho un tubo con un gocciolatoio che è distanziato 30 cm, io pianterò la pianta vicino al gocciolatoio, quindi gli darò 30 cm. Oggi, visto che l'acqua sta diventando e diventerà sempre di più cara dell'oro e del petrolio, infatti ci sarà la guerra dell'acqua, chissà quando, speriamo che io non ci sarò più, perché non mi va di fare la guerra, sinceramente. Non sarà colpa nostra, comunque. Quindi che cosa faremo? Daremo la possibilità a quella pianta di prendere al massimo l'acqua, grazie a quel gocciolatoio. Però ci sarà un altro problema, perché anche qui c'è un contro. Se io faccio un impianto di sublirrigazione, io metto in esposizione massima il gocciolatore di fronte a un apparato radicale che riesce a sfondare anche le pietre. Quindi come sei sicuro, come mi rassicuro io che quel gocciolatore non viene violato dall'apparato radicale e mi chiuda la goccia? Oggi ci sono aziende che hanno prodotto, ecco il rame che torna indietro, che torna di nuovo, viene prodotto con delle piccole lamelle di rame che a contatto con l'acqua creano un ossido, e questo ossido che il rame produce alla radice non gli piace, quindi la radice si tiene fuori. Ma anche questo non basta, perché la fame toglie il... come si dice, la fame caccia il lupo dalla tana, perché troverà comunque un modo. Quindi quando si utilizzano queste tecniche, io devo fare in modo che la pianta non vada in cerca dell'acqua, la devo soddisfare, non la devo mai fare andare a stress idrico, perché sennò lei cercherà per la sua sopravvivenza comunque l'acqua, entrerà comunque. Quindi l'acqua deve essere giusta. Questo è il, penso che sia la cosa migliore. La migliore qualità dell'acqua l'abbiamo vista, è quell'acqua che ha poco calcare per alcune piante, e altre invece magari il calcare è uno dei problemi dell'acqua, però è importante perché non possiamo eliminarlo totalmente. Quindi vengono utilizzati dei metodi, oggi anche nella nostra azienda già li utilizziamo, addirittura siamo anche dei rivenditori, del PURAC, che in pratica è un apparecchio dove viene polarizzato, viene creato un campo magnetico talmente forte che polarizza il calcare, che ha una direzione molecolare in pratica. E adesso secondo me ci sarà qualcuno che magari ne sa più di me di queste cose. In pratica inverte la polarizzazione del calcare e la trasforma immediatamente in aragonite. L'aragonite non si fissa ai tubi, non si fissa al terreno, anzi diventa un elemento nutrizionale. Mi sono allungato troppo, Cinzia? Sì, No, perché c'è il laboratorio dalle e allora vi devo lasciare. Eccolo qua. Ecco il PURAC. Questo qui è il PURAC, che è l'acqua che passa immediatamente, ma in una frazione di secondi inverte automaticamente e diventa aragonite. Il campo magnetico è eterno, dura 100 anni, quindi non c'è manutenzione, non c'è corrente, ci sono delle piccole accorgimenti per non
per fermare le particelle di ferro che ci sono nell'acqua, molte volte nei tubi. Ho finito. Mi dispiace. Lo so, sono. Quindi, il principio del fattore limitante è importantissimo. Il principio del fattore, vi dico solo questa perché è quella che poi vi darà la consapevolezza e la concentrazione. Se io per esempio ho una pianta che ha della carenza di magnesio o di azoto, però continua a darmi una concimazione che non mi va ad alzare questa doga, in questa botte, io ho questa doga che fuoriesce, quindi ho una carenza di azoto, e io non gli darò l'azoto, io tutto quello che gli darò alla pianta uscirà da lì. Quindi non funziona. Io posso dargli qualsiasi tipo di concima, devo identificare assolutamente qual è la parte minerale che serve. Quella è importantissima. Questa secondo me è la cosa più importante di tutto il discorso. Va bene, conclusioni, speriamo che avete capito e speriamo che farete bei giardini. Ringrazio Ciro perché è veramente eccezionale, poi ama talmente le piante, il suo lavoro, che è stato interessantissimo.